Recording is on. Dunque, Francesco, il lavoro, come sempre, nelle tue cose, il lavoro è molto interessante. Questo lavoro è molto forte, diciamo, molto anche di non semplice ascolto, ma va bene, questa è una possibilità, ecco, è un lavoro difficile. Secondo me, ecco, adesso così parlarne a caldo è sempre complicato, ma la prima cosa che si nota è questa, che c'è una relazione un po' sfalsata tra gli elementi concreti e gli elementi elettronici. Non sfalsata perché gli elementi elettronici sono lineari, e mentre quelli concreti sono molto puntuali, sono molto, ma è più una questione di, come posso dire, di dinamiche generali. Cioè, è vero che gli elementi concreti hanno tante cose, hanno tanti passaggi, cioè ci sono molti elementi, e alcuni sono forti, alcuni sono deboli, sono contrastati, però in linea generale, questo lo vedi anche dal sonogramma, cioè in linea generale, non c'è per esempio un andamento dinamico generale degli elementi concreti, cioè che ne so, un crescendo, un diminuendo, cioè sono sempre burst molto forti. Questo, in realtà, a parte le distorsioni, ma che manco si sentono, tra l'altro, ma questo, quello che succede qua è che praticamente tu hai una dualità figura-sfondo, appunto, in cui, diciamo, la parte elettronica sembra essere come un accompagnamento di tutta questa cosa. Non c'è una vera interazione tra, o perlomeno io così da un primo ascolto non l'ho Sì, esatto. percepita. Sì. Forse c'è verso la fine, cioè, c'è qualcosa, ma è molto molto, cioè, secondo me, ecco, la questione è che diciamo, ecco, la prima cosa che appare è appunto questa in fondo indifferenza tra il materiale concreto e il materiale elettronico, cioè non si parlano tra loro, sono due cose che vanno, il che non è per forza una cosa negativa, ma insomma, secondo me il pezzo potrebbe andare da un'indifferenza invece a una partecipazione e viceversa. Cioè, alla fine il problema è che tu hai un materiale piuttosto sintatticamente, dico, debole dal punto di vista elettronico. Debole non è un non, voglio, non è una connotazione negativa, è così più tenue, eccetera, eccetera. Poi invece c'è del materiale molto, molto, molto forte dal punto di vista concreto. Finisce che la parte debole sparisce, cioè, è come se appunto mettessi Mike Tyson con un bimbetto. È chiaro che lo
sbrana 30 secondi e finisce la, finisce la, lì la questione. Quindi forse rivedrei questa cosa, ecco. E il materiale concreto è molto bello, nel senso che trovo che sia fatto bene, ben trovato. Qui c'è un'altra cosa che ho registrato io. Sì, si capisce questa cosa, si capisce perché un po' si sente. Praticamente cioè, è esattamente così per quanto riguarda il sottotesto della, della parte elettronica, perché diciamo, allora, per prima cosa vorrei continuare bene a lavorarci, perché appunto ho dedicato molto più tempo alla parte del concreto. E ho pensato di utilizzare l'elettronica per accompagnare le scene, okay? Per dividere le varie scene del brano, e per contrastarle, cioè creando una sorta di contrasto, quindi diciamo un andamento molto più lento con la parte elettronica, visto che quella dei frammenti concreti è molto concitata. Sì, ma però, sì, forse devo pensare proprio a come migliorarla. Cioè, secondo me tu dovresti dovresti inventare di più sul piano del contrasto, cioè un contrasto possibile è sicuramente quello, cioè rispetto alla concitazione tu proponi, ma ci possono essere altri tipi di contrasto, no? Adesso dico banalmente grave acuto o e comunque contrasti anche ritmici, cioè tu proponi delle cose, tac, no? E botte risposte, voglio dire, antifonali o cose di questo tipo. Cioè, fatti venire più idee su questa cosa del contrasto, perché altrimenti così hai sostanzialmente hai un'elettronica sottomessa e invece un casino che succede al piano di sopra, capito? Cioè, ma secondo lei dovrei toglierla l'elettronica e rilavorarci da zero oppure integrare? No, secondo me va integrata, cioè il contrasto che tu offri in questa versione del pezzo, secondo me è uno dei possibili contrasti, o forse due, ecco, cioè, o anche puoi riorganizzare la forma in maniera da offrire questo tipo di contrasto in alcuni punti e non in altri. Poi però appunto negli altri devi trovare qualcos'altro in cui secondo me l'elettronica è più dominante. Cioè questo è un brano in cui comanda l'elemento concreto, no? Cioè è la cosa che tu la cosa che appare più evidente, no? Sì. Aspettate un attimo, che c'è un problema. Qui si sta. Aspettate un attimo. E invece un'idea potrebbe essere appunto di avere qualcosa di altrettanto forte dal punto di vista. Aspettate, non capisco cosa.
cioè, o comunque far dominare, delle volte far predominare l'elettronica. Cioè, secondo me renderebbe più importante, più interessante il pezzo, no? Adesso poi c'è un discorso da fare con sui frammenti, perché secondo me, come ti ho detto, sono ben trovati, eccetera, eccetera, e secondo me devi stare attentissimo proprio alla fuoriuscita di elementi semantici, che è interessante come problema, cioè nel momento in cui si capisce quello che è, no? Si capisce pezzo di merda, si capisce cos'è che dici, non so più dove sono, no? Cos'è, no? Sì. Verso la fine diventa una roba molto strappacore, molto... ma così un po', non so come dire, un po' cheesy, diciamo, un po', non so come si dice in italiano, un po', come si dice, kitsch, non so, non è veramente kitsch, ma un po' così, adesso non ti offendere, ma insomma sembra un po' una cosa da soap opera, capisci? Cioè, quelli purtroppo, cioè, sono quelli che sono capitati, diciamo, per intero, scelti dal programma, per alcuni sono stati frammentati, altri sono stati sovrapposti l'un l'altro, quindi si capiscono meglio. Ma devi fare in modo, appunto, devi... Ho pensato che, cioè, io in un certo senso ho abbastanza apprezzato il risultato, quindi, cioè, come dire, cioè, è come se appunto richiedesse, diciamo, più ascolti, molto probabilmente, in generale, per, diciamo, per cogliere gli elementi, quindi... Il problema forse è che tu sei rimasto, hai apprezzato il fatto che appunto il programma da solo generasse questa cosa qui, ma io, senza sapere che c'era un programma, senza, e ascoltando così, questa roba qui salta agli occhi, salta all'orecchio veramente, e massacra un po' tutto quello che c'è intorno, perché, cioè, secondo me dà tutto un altro senso al pezzo, ed è, insomma, relativa, cioè, quando le cose sono molto più frammentate, molto più... in realtà si capisce benissimo lo stesso, insomma, diciamo, la cosa, senza che ci siano elementi, lasciando sgombro, diciamo, lo spazio semantico. E secondo me è più interessante. Poi è chiaro che uno, cioè, per esempio, ti posso dire, cioè, c'è un pezzo di Berio che è interessante, che si chiama Visage, non so se probabilmente l'avete già sentito, il quale all'interno è un pezzo fatto soltanto con la voce. Con la voce di Katy Berberian, manipolata, registrata, però sostanzialmente Katy Berberian stessa fa tutto, per esempio, inizialmente fa tutto un passaggio in cui lei mormora,
ride, piange, senza mai proferire una parola, ma in qualche modo come se le dicesse, ma sono parole incomprensibili. E tutta questa cosa culmina su una parola, effettivamente detta, la parola parole. Questo crescendo, ecco, è estremamente musicale. Però questo, per fare una cosa del genere, questa parola compare una volta sola, capisci? Anche perché reiterare la parola le darebbe un altro peso, no? Quindi io non sto dicendo che non ci debba essere nessun elemento, cioè un semantema ben formato. Ci sei, Francesco? Scusa, ti sto vedendo che vai e vieni. Vabbè, comunque. Non lo sento, ha detto ritirare la parola. No, ho detto che questa emergenza della parola, come un po' come nel pezzo di Berio, deve essere un fatto come eccezionale, perché altrimenti stai facendo un discorso parlato, no? Lo stai raccontando qualcosa. E questo, semplicemente questo ammazza tutto il resto e ammazza molto la musicalità del pezzo, capito? Diventa una narrazione parlata. Quindi è estremamente delicato come elemento. Questo ti inviterei a riflettere su questa cosa qua. Ci sono più Ok. volte, cioè fuoriuscite di perdite, di fuoriuscite di materiale semantico che secondo me un po' appiattiscono il significato del pezzo, cioè lo rendono forse un po' troppo esplicito e quindi poco ambiguo, mentre invece ci sono degli altri passaggi che sono secondo me ben riusciti proprio perché sono ambigui, non si capisce Sì. bene, sto litigando, c'è chi è che urla, quali, cioè, capito? Lo trovo. Ecco, forse no, c'è una voce molto bella che dice che schifo, no? Una voce femminile. Lì quello che è interessante dal punto di vista sonoro è, diciamo, la dolcezza della voce rispetto a quello che dice. Però vedi, Sì. sì, non so, quella ti direi che funziona, ma perché uno è attratto dal colore della voce, capisci? È una forma di indulgenza estetica, se vuoi. Però effettivamente fa lo stesso effetto. Uno ascolta quello e non ascolta più, non ascolta più tutto quello che sta intorno. Cioè, vacci piano, ecco. Cioè, questo materiale che hai messo in campo è molto molto forte. Cioè, renditi conto che ci stai andando con i bazooka
di grosso calibro. Per carità, può anche farlo, ma capito, secondo me devi appunto usare l'elettronica anche per contrastare questa cosa. L'elettronica qui è veramente molto, molto, non so come dire, indietro, molto, molto sottomessa. Secondo me dovrebbe fare di più. C'è un ultimo aspetto. È molto indietro l'elettronica rispetto al materiale concreto. Ah, sì, sì. Se tu ascolti Gesang de Jung, l'elettronica sta allo stesso livello, se non addirittura domina la cosa. Viene fuori qualcosa di più interessante, secondo me, se tu la tiri fuori di più. C'è un'ultima cosa, che voglio dirti, è che c'è un passaggio tipo intorno, non mi ricordo più se tra i 2 minuti e 2 minuti e mezzo, oppure più tardi, in cui c'è il ritmo, c'è una sorta di roba metronomica, di frammenti che si alternano, cioè il ritmo è sempre uguale, che rende tutta la cosa molto lenta, cioè nel mezzo del pezzo c'è una specie di un po' di lentezza, no? Stai lì ascoltando e dici vabbè, ho capito, andiamo avanti, no? andiamo verso qualcosa. Ecco, forse il problema è che tu ti giochi molto materiale, molte cose nella prima metà del pezzo, diciamo entro i primi 3 minuti, dopo il pezzo perde, o verso la fine di questa parte, il pezzo perde di direttività, no? La direttività è quando tu stai lì che ascolti, che vuoi vedere come va a finire, ascolti, cioè vuoi ascoltare di più, no? Perché c'è qualcosa che sta per succedere, che evidentemente tu stai preparando, e così via, che questa cosa un po' si perde durante il tragitto. Ultimissima cosa, il finale così. Per un pezzo così forte, diciamo, il finale è un po' sottotono, un po', però forse questo era quello che volevi ottenere, diciamo. Non ho sentito bene la penultima cosa che ha detto. No, proprio non è andato prima del finale. Dopo il passaggio, diciamo, con il ritmo che il pezzo manca di direttività, e appunto spiegavo che cos'era la direttività. La direttività è il fatto che tu senti durante l'ascolto che il pezzo sta andando da qualche parte, e appunto prepari qualcosa che sta per succedere e così via. Questo verso metà del pezzo si perde, cioè c'è un po' una lentezza, un momento in cui dici, vabbè, ho capito, andiamo avanti, no?
dopo si riprende nell'ultima scena, diciamo, tra virgolette. Forse, ecco, forse è questa costruzione un po' a sezioni, cioè, come dici tu, a scene, è un po' pesantina, cioè, anche se capisco benissimo che l'ultima scena riprende, diciamo, elementi della prima, e così via. Forse, ecco, quello è una cosa che aiuta l'ascolto a collocarsi nella forma, no? Ecco, insomma, vabbè, queste sono le cose che mi vengono fuori così di primo acchito. Poi magari, appunto, non so se tu Ok, puoi. grazie mille. No, beh, ma se appunto vuoi che ne parliamo, cioè, o insomma, vuoi dirmi tu cosa pensi, se pensi che siano così ben, che questi siano commenti, insomma, che hanno un senso, oppure forse non ho capito delle cose, cioè, a un primo ascolto non è che si può. No, no, sì, sono perfettamente concilianti, secondo me, perché, cioè, soprattutto per quanto riguarda l'elettronica, io adesso volevo proprio metterci bene mano questa settimana, così da magari, non so, valorizzare un po' tutto il resto anche. Diciamo che per adesso lo considero un punto di partenza. È vero che ho avuto poco tempo, adesso ne ho altrettanto pochissimo per concludere. Questo un pochino mi preoccupa, però relativamente. Insomma, secondo me, volendo, insomma, c'è parecchio materiale, parecchie cose che poi sulle quali puoi lavorare. Ok. Ci Appunto, ragiono. non sono preoccupato, diciamo, per la riuscita del pezzo. Queste mie indicazioni, perché, come sempre, tu fai dei lavori che dal punto di vista musicale, dal punto di vista formale, sono interessanti, sono, se vuoi, tra virgolette, azzeccati. Il problema è così un po' rifinirli in maniera da valorizzarli ulteriormente, farli migliori di quello che sono già, ok? Quindi, cioè, prendi questi miei appunti come dire, beh, forse si potrebbe fare un po' di più. Ecco, soprattutto, secondo me, la prima cosa che ti ho detto, cioè inventare di più dal punto di vista dell'elettronica, cioè c'è poca invenzione lì, mentre invece sugli elementi concreti hai fatto un sacco di lavoro, no? Cioè, si capisce sia nella registrazione, sia nella scelta, sia, no? Sì. Quindi puoi equilibrare queste cose. Ecco. Va Ok. bene. Allora, aspetta, io chiudo la condivisione qua e ok, adesso vorrei ascoltare la Bach, sapere a che punto sta il lavoro. Adesso mi mette, io voglio condividere lo schermo. Lei si ricorda l'ultima volta che abbiamo fatto un discorso su usare di questi Zach
che avevamo. Ho cercato di correggere queste cose, ma dopo un po' avanzamento ho visto c'è alcuni problemi che hanno occupato per, diciamo, parecchio tempo per aggiustare. La cosa che io ho fatto usare alcuni strumenti ci sono per la parte elettronica e due strumenti per concrete, perché io uso questo attack shift. Se voglio mettere la nota prima che la nota successiva finisce, quindi sovrappongono senza che siano altre registrazioni, altre nell'inglese registro. Ho fatto questo envelope, ma sempre nei primi giorni mi ha dato errori di attack. Ho capito che queste attack che ho visto non sono solo per un motivo. Ci sono due o tre motivi che tutti mi danno questo errore di click. Se io cambio attack meno a zero, nel senso che la prossima nota comincia prima di finire Quest'altra, questa sì. nota, sì. C'è sempre queste inviluppi mangiano la data. Ma questo perché l'avevamo vista questa cosa, cioè che devono usare canali diversi. Cioè, Sì, esatto, ma anche dopo usare anche succede questo. Ho pensato forse. ma ho capito qual è il problema. Cioè, tu vuoi fare, per esempio, delle cose che musicalmente si chiamano legato, no? Cioè, quando la nota successiva comincia prima della fine della nota precedente. È così che succede il problema. Sì, penso che abbia trovato un modo per giustarlo, nel senso che se abbiamo attack, Python sceglie, ma senza if, che adesso deve essere un altro inviluppo. Per esempio, se questo che sono con queste arrow verde, questi sono per attack 0 e più. Se abbiamo attack meno, vai a usare un altro inviluppo. Lo stesso inviluppo, ma in un altro strumento, diciamo così. Se anche la prossima nota ce l'ha, devi usare di nuovo un altro inviluppo. E volevo creare un switch dentro di Python che sceglie, forse io voglio usare 4-5 note
in sequenza che tutti hanno questo attack meno, sopravvengono tutti, quindi fa switch tra di questo e questo. Ho prima cercato di usarlo un attimo con 20 Zac, strumenti di Zac che non hanno funzionato, e poi ho cercato di usare Array e alcuni altri accords, ma finalmente 2 o 3 giorni fa sono riuscito a trovare un modo per questo, e poi questo problema è stato diventato più grande con strumenti concreti, quindi anche dobbiamo cambiare, spostare, diciamo, in sviluppo se attack siano meno 0. Dobbiamo creare un altro switch, diciamo una cosa come counter dentro di Max, che se succede qualsiasi cosa in genere cambia tra di questi due strumenti che sono entrambi due dischi, quindi possiamo evitare questo click per Ma sì. strumenti sì. Ma dimmi una cosa, Babac, perché io non sto capendo perché tu fai tutta questa cosa. Perché quando generalmente un buon motivo per usare questo tipo di tecniche è perché tu hai dei suoni che si alternano l'un l'altro, eccetera, eccetera, che devono avere un arco, no? Cioè, tutti i suoni contribuiscono. Allora, i suoni hanno un loro inviluppo, quindi se sono legati, per esempio, se sono staccati, questo non ha nessuna influenza sulla. Ma per esempio, c'è una situazione in cui fai, no? C'è tanti suoni che seguono un altro arco, un arco macro temporale più grande. Naturalmente puoi fare tante voci diverse, ma non scegli, per esempio, un inviluppo cioè, ciascun suono ha il suo inviluppo e in più ci sono, diciamo, uno o più, ci possono essere tanti archi, diciamo, temporali più grandi in cui queste voci, diciamo, chiamiamole voci più. Queste collezioni di suoni si iscrivono. Non capisco tutto questo. Cioè, il problema dell'attacco è come se tu stessi shiftando. Non capisco perché succede. Cioè, non capisco com'è che è organizzato la cosa. Adesso penso che io abbia un risposta. Se io fossi in grado di spiegarmi meglio in italiano, Beh, se ti va bene meglio cerco di l'inglese, facciamo l'inglese, nessun problema.
Per esempio, se non posso continuare, io cambio. Per esempio, questo voglio spiegare in un altro modo. Se mettiamo conto che questo sia un inviluppo ADSR normale, e questo è un inviluppo che possiamo accedere e spingere, che costruisce il suono come un sequencer. Quest'altro, abbiamo tante inviluppi, che quest'altro sia una cosa come solo che ha solo DK come un plug, si dice. Anche suoni hanno loro stesso inviluppo. Io ho voluto creare una cosa senza questo sia come un sintetizzatore convenzionato. Volevo creare una cosa come modular synths, che nel futuro avrò più possibilità di cambiare le cose. Quindi posso che potrò entrare un numero, cambiare tutto in sviluppo. Per esempio, se voglio parlare sono in sviluppo, e se per questo attack, diciamo così, mettiamo conto che abbiamo due o tre linee delle melodie. Se io metto primo che finisce la successiva nota nello score sulla foglia quando scriviamo la partitura, si vede come fosse un'altra melodia. Ma la cosa che io ho voluto fare è creare una cosa che ha un senso quando pensiamo, ma è un po' difficile, che non si può scrivere sulla foglia come le note. Nel senso che se abbiamo una melodia, se io metto l'ultima nota prima che finisce l'altra melodia, si vede come fosse due melodie. Questo succede. Ma ho voluto farlo nella stessa melodia senza scrivere la seconda riga. Quindi alla fine sarò in grado di scrivere più dimensione del suono nello stesso tempo, diciamo così. Ma scusami un attimo, fammi capire una cosa, Bach. Allora, qui il problema è questo. Tu diciamo che c'hai dei tipi di inviluppo, ok, che vengono applicati a tutti gli strumenti, come se ci fosse una matrice, tutti contro tutti, ok? Cioè, ok, questo è Giusto. Allora, il problema è che quando tu hai uno strumento che sta facendo, però questi inviluppi sono sincroni con
lo strumento, nel senso che quando tu fai un action time di uno strumento, fai un action time di un in sviluppo. È giusto, corretto? Sì. Ok, allora il punto è che non puoi usare sempre gli stessi canali, perché se le note si sovrappongono, tu avrai appunto, sempre per parlare come se fosse un sintetizzatore modulare, ti manca un oscillatore, un in sviluppo e un patchcord per fare due note sovrapposte, ok? Esatto. Quindi sostanzialmente quello di cui tu hai bisogno appunto è, come dicevi tu, un contatore, un indice che assegna una nota, assegna un canale per ogni nota, ok? In maniera che i canali non si sovrappongono. Quindi sostanzialmente tu c'hai tutta una serie di sviluppi, tutta una serie di strumenti di sintesi, più tutta una serie di patchcords, no? Che collegano uno a uno. L'unica cosa che devi fare è non sbagliarti di numero, nel senso che tu sia la nota dell'inviluppo che alla nota dello strumento devi dare lo stesso numero di canale, in maniera che si parlino tra loro. No? E l'altra cosa, cioè, ecco, è una cosa in cui tu non puoi fare accumulazione di dati, perché appunto uno si mangia il dato dell'altro. Devi usare Sì, sempre esatto. canali diversi. Ma i canali possono essere, ecco, la cosa buona di C-Sound rispetto a un sintetizzatore modulare è che se vuoi 10.000 patchcode, boh, sì, te li prendi. Cioè, no? L'importante è mantenere sempre l'allineamento tra l'inviluppo che stai usando, cioè quindi io sostanzialmente farei che metti, naturalmente io non so, questo l'avrei già fatto, tu uno dei P campi del score è che è l'indice del canale dell'inviluppo, no? Sia dal punto di vista cioè tu per ogni nota hai, in realtà devi fare due righe di C-Sound, una per l'inviluppo, una per la nota. E in entrambe le righe ci deve essere lo stesso canale, no? Esatto, E finalmente lo. Sì. volendo puoi riallocare canale ogni volta, cioè, why not? Questo è esattamente Oppure la cosa che ho fatto. eh. Questo che lei dice, ma Sì. mi it needed so much time for me to figure it out that I have to, for example, if this envelope sends data to this in that time, this envelope send time to this, also this envelope send time to this. I don't want this. So I have to put some But data with that. why are they all connected? You know, they shouldn't be connected. I mean, there's only one patch cord from one envelope to one instrument, isn't it? Or Yes, why do you connect but all I of them? figured out another way which gave me more possibility. If I wanted this envelope sent to this, I will send data one other P 11 to these others that you don't work. So it will not affect the envelope that this channel is sending to this. But it took a while
to figure it out. I have to do it. I'm not getting the point, sinceramente. Cerco Non di spiegare capisco un'altra volta. perché tutti gli inviluppi mandano tutto a tutti. Cioè, potresti collegare dinamicamente ogni inviluppo allo strumento che sta suonando, no? O anche volendo, appunto, ci possono essere due note con lo stesso inviluppo, ok? Allora ricevono tutte e due dallo stesso patchcord, ma no? Perché se io non ho questi due, non sarò in grado di usare envelope 1 per esempio strumento 2 concrete. Ho potuto Perché quello che io non capisco è questo, cioè il numero allora, diciamo che quello che è importante è che ci sia uno strumento in ingresso, poi questo strumento può avere tante uscite, può andare da tante parti, no? Cioè, per esempio, l'inviluppo 1 può andare sia all'elettronica che al 2, che al primo strumento concrete, che al secondo, eccetera, eccetera. Questo dipende cioè, perché tu una volta che scrivi in un canale, in un bus, diciamo, puoi leggere da quanti strumenti vuoi. L'importante è che su quel canale ci scriva solo un inviluppo, no? E non tanti, ecco. Cioè, quindi c'è una relazione sostanzialmente uno a molti, one to many, no? Cioè, ma But one too many decision. sì. There is a, like a password. If this has the key for this password, then will work out. If doesn't have, it will not work out. So will not destroy the envelope of other 10 envelope that I maybe want in future to send to this. I think if I give an example, I will be able to explain it in better way. For example, in 0 to 10 seconds, I want envelope one trigger instrument electronic, and in the same time, I want this envelope trigger this instrument. Okay? Okay, but In they this. all play at the same time. Exactly. Because otherwise, okay, fine. Okay. The problem till I had till this week was if I am sending this envelope to the this at the same time, this envelope will affect this no matter what, because it's sending data to Zach read zeta kappa r of this Sì, instrument. ma this is because the instrument, okay, because you are combining together several envelopes. Yes, but then I figured out if I use a switch in which sees the Python score and Python's export, diciamo così, and if some things happened, I didn't use it. If something happened, switch to other one. And also send some data that this envelope will send to it, and these other truths will not work. So I for just that note, I eliminated this and this, and there will be no problem. And there's no need for you to undo the
Certo. Finalmente ho riuscito da scrivere e questo è l'unico if che ho usato e No, no, ma ok, quando io dico di non usare il tempo. sto cercando di abbassare le procedure complesse su Python. Adesso funziona, ma nel che senso? Dopo che ho cambiato il codice su Python, anche su ci sono le note che ho scritto, anche loro devono essere cambiate, vanno cambiate. Ok. Ho cercato, ho capito che non funziona, eliminare e riscrivere tutto. Spero che questo adesso funziona. Un attimo, questa è la seconda. No, questa è prima. Esercizio. Ah, questo. Ok. Dopo che ho fatto sempre sono stati clicchi qua. Dopo che ho scelto che c'è un data che venuto a questo canale che dice che non usi altri sviluppi clicchi sono eliminati. Abbiamo questi sviluppi che questo io intendo di sequencer sono questi che it opens and close and some envelope sequencer, diciamo così. So if I make a sequencer, I can add another sequence to sequencer because before this I used this mascara, which there is sequencer inside it, and I can give to any note of this sequence another envelope with that envelope. This is why I was trying to switch all the parts together to be able to after finishing the code to be able to manipulate with one code a whole sequence with different envelopes, which works both for concrete sounds and electronic sounds. For example, if I add this envelope to this mascara, which is working right now, this is a sequence which every note of this sequence with will have another envelope. And this will contain as a note which its own ha has its own envelope. So it will be very, my hands are now. The code is very capable to do many things right now. The problem I have is I have to recreate the electronic sounds which I think I will need so much time because just with some X-Bone we will be able to make our sound line set. It will be so easy because it's
already complicated enough with just even one sign and given mascara, harmonics, number and relation, we can be able to add create many different textures, many different with many different envelopes. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instruments. These are just fundamentals for showing, and a potenza, the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 envelopes. A potenza, the 1, 2, 3, 4, 5, 6 mascara. So okay. Right now, I think it. I saw that it worked. If you let me. Sì, sì, prego. Quando usiamo Zach per i segnali audio, dobbiamo eliminare dopo che si usato con ZA Clear. Giusto. Sì. Ma c'è un altro. Se diciamo se il canale audio viene accumulato, no? Sì, per esempio, sì. Se io devo mandare un segnale audio, se devo fare delle somme, no? Con altro segnale audio, eccetera, eccetera, allora dopo bisogna fare un clear, perché altrimenti il segnale continua ad accumularsi, no? Ho capito, ma c'è un altro opcode, ZK Clear, CL, nel sì. Mio caso, secondo lei, devo eliminare dopo che ho usato inviluppo? No, se tu usi, il problema è se tu usi ZKW, no? ZK write, allora lui sovrascrive quello che c'è dentro il canale, e quindi se tu usi ZKWM, which sums up the whatever was before with qualcosa di nuovo, allora poi devi fare il clear, perché se fai il clear, quello continua a sommare a ogni case cycle. Capito, grazie. È chiaro, è la stessa cosa, nell'audio e nella caparate è esattamente la stessa cosa. Cioè, se uno accumula, allora poi deve fare il clear. Se non accumuli, no. Cioè, tu sovrascrivi, quindi, ok? È un'altra domanda piccolina. Prego, prego, prego. No, ma io sono qui per questo, per rispondere alle domande. La ringrazio. Se so rispondere. Ho pensato, se noi usiamo invece di caparate, are per inviluppi, secondo lei non sarebbe meglio, nel senso qualità del suono che esce? Allora, io userei comunque la caparate, perché potete fare questa cosa qua. Se tu fai caparate, ok, diciamo che la rate è 48.000, tu puoi benissimo mettere caparate a 48.000 e quindi avere a rate e caparate esattamente identiche, no? Cioè un valore di inviluppo viene calcolato per ogni valore audio. Ho capito, quindi il massimo caparate che possiamo usare non è la metà di... No, voi potete usare K samples 1, 1 a 1, ok?
Stavo pensando che non so se C-Sound si protegge sul fatto che uno usi un K-Rate più alto di A-Rate, però non lo so, non so cosa succede, ecco, però fino a 1 1K sample è perfettamente legale e c'è un sacco di persone cioè c'è un sacco di musicisti che lo fanno. Io trovo che non è molto utile, dipende dalle situazioni. Se avete degli inviluppi molto rapidi, molto veloci, eccetera, eccetera, allora può essere utile avere un K-Rate alto. Io di solito nelle mie cose faccio così. Quando sto provando cose, cioè sto facendo test, allora tengo un K-Rate relativamente basso, cioè fai conto 10 a 1 o qualcosa del genere. Quando poi invece faccio il final round, cioè quello definitivo, quando funziona tutto, eccetera, eccetera, allora metto il K-Rate a 1 e generalmente anche uso 24 bit, che è con l'opzione minus 3. Uso un output a 24 bit. Ma altrimenti, per delle bozze, no? Per dei draft, K-Rate non è importante che sia uno e dipende dalla complessità della cosa, ma ti può far risparmiare molto tempo. Il fatto di fare delle prove rapide, no? E quando tutto è a punto, fai K-Rate molto alto. E quindi viene, se vuoi, high fidelity, cioè viene meglio. Il punto del K-Rate è questo, su cui ragionava Barry Virchow, che è quello che ha inventato questa cosa qua, è che quando guardava, C-Sound deriva da linguaggi che si chiamano Music N, Music 5, era l'ultimo dei Music N, e lui vedeva che quando per esempio calcolava un inviluppo, faceva tanti calcoli per dare sempre lo stesso numero, no? Perché gli inviluppi si muovono molto lentamente, cioè rispetto all'audio. Allora, l'audio per ogni calcolo faceva un numero diverso, ma gli inviluppi per molti calcoli davano più o meno lo stesso numero, ok? All'epoca le macchine erano meno potenti, quindi this required a lot of time of computation. Allora lui disse: ok, facciamo due rate diverse, una lenta e una veloce, in maniera che io calcolo una sola volta l'inviluppo, and it will stay, per tanti campioni audio, e questo è come C-Sound funziona, ok? Non è una brutta idea. Il problema, appunto, poi dipende molto dai contesti, dalle situazioni, però, appunto, poi quando uno vuole arrivare al definitivo, diciamo, cambia la rate del K-Rate. Ogni tanto si hanno pure delle sorprese, eh? I pezzi possono suonare molto diversi con un K-Rate alto, ma uno si deve accorgere, per esempio, se il K-Rate è troppo basso e ci sono
ci sono degli effetti, si sentono per esempio negli inviluppi, si sentono degli scalini, no? Si sente pim, 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 no? Quindi ecco, questo è un modo di accorgersi che il K-rate che si sta usando è troppo basso. Ma io non userei subito il K-rate più alto possibile, perché cioè, perdete tempo, no? Aspettare che la macchina faccia calcoli, eccetera, eccetera. Naturalmente questo se le cose che fate sono complicate, insomma, ecco, potrebbe essere utile avere un K-rate più basso all'inizio e poi dopo, capisci? Per cui non userei strumenti ad A-rate invece di usare strumenti a K-rate. Casomai cambi la K-rate, ok? Boh, ci sono altre domande? Ho capito, un'altra, se mi permette, cioè, questo T-Skin sempre accetta i file di mono, giusto? No, no, non è detto. Però il problema è che se hai un file stereo, lui vuole che tu gli dia due uscite, altrimenti ti darà un errore, ti dirà, io ho un file stereo, però ho una sola uscita. Quindi se io abbia due canali uscita e su Diskin scrivo un file, nome di un file che sia stereo, non sarebbe problema perché per me. C'è nessun problema, anzi puoi usare file quadrifonici, credo che Diskin veramente prenda tutti i file. Il problema è che devono essere matchati, deve essere matched come si dice? Il numero di output con i canali del file. Ed è per questo che, per esempio, io uso strumenti diversi, no? Per esempio, creo uno strumento che fa una diskin, let's say. Oh, tra l'altro, incidentalmente, voglio dire, io uso diskin 2, perché diskin non mi ricordo più cosa c'ha, ma non funziona tanto bene, c'ha dei problemi, mentre diskin 2 funziona meglio. Forse sia questo perché quando io ho cercato di entrare un file di stereo con uscita di due canali con Diskin, mi dà errore che non è possibile. Ho dovuto usare un audio editor per convertire il file da mono e poi No, ma tu, cioè, ma l'errore forse. lui te lo dà se tu non gli dai due canali. Cioè, allora, il problema è questo. Aspetta, adesso condivido lo schermo, tanto adesso dobbiamo lavorare su quella cosa sulla quale stavamo lavorando. Metto, questo. Ecco, fatemi vedere questo. Allora, se io lo vedete lo schermo? Sì. Allora, se io faccio uno strumento di questo tipo, vabbè. Se
Per esempio, ho un canale solo, però di uscita, però ho file stereo. Allora, la cosa importante è che io gli dia due canali qui come uscita, perché ok, e questo se per caso, allora, questo accetta solo file stereo, quindi apertura di file stereo. Questa è la velocità, non mi ricordo se c'è un altro, c'è un altro argomento in ingresso. Dopo, siccome la mia uscita è mono, adesso ho capito, non ho messo questi due, il left e il right, prima di dischi. Quello è il mio problema. Ho questo è il problema. pensato che Però, capisce dischi. no, non può capire. Lui capisce che tu gli stai dando un file stereo e invece c'è una sola uscita e quindi ti dà un errore. È giusto quello che fa, perché tu qui, per esempio, puoi mettere a left più a right e questa è un'uscita mono, no? Fare una cosa del genere, ma poi si può fare un'altra cosa. Tu dici ok, e c'è un altro lettore, una roba diversa per file mono, e a questo punto questo è fatto così. Anche a mono e quindi a seconda del fatto che il file sia stereo mono o quadrifonico, quindi puoi fare quanti te ne pare, hai degli strumenti diversi, ok? Appunto ti servono. Adesso io non mi ricordo se qui c'è un altro argomento. Vabbè, insomma, comunque hai capito qual è il problema Sì, alla base. grazie, grazie. Mi ha salvato un giorno, 2 giorni, perché Beh, ma c'è scritto nella mette documentazione. sempre. Mi ha... Non ho capito. Questa feature è documentata, voglio dire, c'è scritto nella documentazione. Sai? Sapevo anche, non ho trovato su esempi di G-Sound. Guarda, adesso ti faccio vedere. Aspetta. Se tu scrivi. Mi sì. Aspetta un attimo. Diciamo se tu. Ok, condivido questo. Condivido Chrome tab. Non so se. Non si sente.
Abbiamo preso la sua voce. Abbiamo preso la sua voce, non sentiamo. Adesso sì, adesso sì. Ah, I cannot share, non posso fare lo sharing ok, allora ti mostro la pagina che viene fuori senza parlare perché se non si sente la mia voce no. Sì, esatto. Io faccio sempre un errore che vedo a scrivere l'esempio se potreste andare giù. Si vede che c'è sempre canale mono, quindi io non ho, sicuramente non ho letto. Con I didn't read it carefully. Sì, bisogna stare. Mi senti adesso? Sì. Sì, bisogna stare attenti, appunto. Il punto è che quello che c'è anche scritto dentro la documentazione è che il numero di output has too much il file che gli dai. Okay? Quindi un file stereo vuole due output, cioè quella documentazione lì è un po' fuorviante, it's a bit misleading, perché non ti dice che, tu puoi avere un output oppure più di uno, eccetera, eccetera. C'è un'altra forma che hai visto lì nella documentazione in cui l'output è una forma di array. Io però non conosco su C#, questa è una cosa nuova che hanno messo e non so bene come si usa, ma sarà più o meno, posso immaginarmi appunto che metti in un solo array e poi i canali sono i vari indici dell'array. Questo boh, andrebbe un po' visto. Ok, torniamo a. Ok, ci sono altre domande? No, grazie per la risposta. No, tutto ok. Allora, adesso condivido lo schermo con quello che avevamo. Allora, noi eravamo arrivati che più o meno avevamo fatto le prime riflessioni. Dunque, io mi sono riportato quello che abbiamo fatto l'altra volta. E avevamo fatto le prime riflessioni, stavamo verificando se le riflessioni andavano bene oppure no. Cioè, questo era uno strumento che generava la stanza. La stanza legge diciamo, ha come P fields, P campi,
la posizione del suono che si vuole ottenere, e poi c'è lui legge la tavola per vedere la posizione degli altoparlanti, come appunto altoparlante sinistro X e Y, altoparlante destro X e Y. C'è un'altra cosa che è la geometria della stanza che vediamo sotto, però qui in questa prima parte lui fa il calcolo del diretto, cioè il calcolo del suono diretto, cioè qui c'è appunto il calcolo della distanza tra, perché vi ricordate che avevamo visto che in realtà quello che dobbiamo calcolare è il calcolo della distanza tra il suono dove lo immaginiamo e la posizione degli altoparlanti. Questo viene fatto qui, no? Se non vi ricordate, fermatemi, perché. Mi ricordo giusto. Dopodiché si calcola l'ampiezza facendo queste operazioni, ampiezza sull'altoparlante sinistro, ampiezza sull'altoparlante destro e la distanza e il ritardo sull'altoparlante sinistro e sull'altoparlante destro. E questi valori li stampiamo. Qua stavamo stampando tutti i valori per vedere se erano corretti, e mi sembra che avevamo verificato che erano più o meno, che uscivano fuori valori corretti. Quando poi si va a vedere la stanza, lui legge ancora la tavola 1. Guarda, ho appena visto che c'è un errore. 7, evidentemente. Ecco, queste sono le cose che. Perché dunque questa è 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui noi avevamo questa tavola qua, no? Avevamo questa tavola qua, che quindi ha le posizioni degli altoparlanti, che nel caso nostro sono due cuffie, quindi sono molto vicine all'orecchio, e poi la dimensione virtuale della stanza, che è fatta con l'angolo in alto a sinistra e l'angolo in basso a destra. Okay? Potremmo farla width and height, volendo, ma insomma più o meno è la stessa cosa, si raddoppiano questi valori. Ok, adesso questo file lo leviamo. Quindi qui calcolavamo tutte le posizioni delle riflessioni. Cioè, tutte sostanzialmente le posizioni delle riflessioni rispetto alla posizione degli altoparlanti. E stavamo appunto controllando questa roba qua, perché appunto questi valori qua avevano. Cioè, sono importanti per calcolare poi le distanze delle riflessioni. Ok. E qui dovevamo ancora fare tutti i ritardi, eccetera, eccetera. Ok. Ok, quindi vabbè, questo più o meno l'abbiamo fatto.
adesso bisogna fare tutta questa parte, però prima di farlo volevo rivedere un attimo i valori per essere sicuri che abbiamo fatto tutto giusto, perché avete visto che basta poco e si introducono errori. Quindi lo faccio girare. Questo ancora non scrive niente, fa suono. Tira fuori i valori. Allora, noi abbiamo questa situazione qua. Abbiamo questa sono i nostri altoparlanti, cioè sono la posizione delle nostre cuffie, sta 10 centimetri a sinistra, 10 centimetri a destra e 0 stanno esattamente nell'orecchio, no? Poi c'è la non, qui non ho segnato la posizione del suono, però se mi ricordo bene, la posizione del suono è posizione del suono è posizione del suono è a meno 2 metri, cioè sta a sinistra e a 5 metri davanti. Ok? Quindi io qui data questa situazione degli altoparlanti, ho una distanza dall'altoparlante sinistro di 5,349 e la distanza dall'altoparlante destro 5,423. Mi sembra coerente, perché appunto il suono si trova più vicino all'altoparlante sinistro che all'altoparlante destro. Quindi, ok. L'ampiezza di ciascuna cosa è scalata appunto diversamente, sempre per lo stesso motivo. Il ritardo, secondo me, qui lui non stampa abbastanza cifre per capire che sono due ritardi diversi, ma saranno due ritardi. Adesso quello che ci interessa sapere è se la posizione degli altoparlanti, se la posizione delle riflessioni è giusta. Allora, adesso qui il calcolo è piuttosto intricato perché, dunque, siccome io sto a meno 2, e ho una stanza che è di 20 metri di largo e 20 metri di lungo. La mia distanza x del suono sarà, siccome io ho 8. Qui il calcolo della questione è molto, molto intricato, adesso non mi metto a rifarlo, però il muro, dunque non mi ricordo più questi nomi, come sono essi. Questo è il corner del muro sinistro, cioè è la riflessione del muro sinistro, che è l'angolo superiore sinistro, cioè questo per 2 più la posizione del che in questo caso è meno 2, quindi verrebbe qua meno 2. Questa è la posizione
qui è l'angolo sinistro. ILRX, che cos'è? Questa è la differenza dei due altoparlanti, quindi con la... allora, mettiamo un po' di cose, questo muro sinistro, SP sinistro, questa è l'SP destro. Questa è la posizione delle Y rispetto a questo muro, che quindi la Y sarà uguale. Questo è muro destro con loudspeaker sinistro, muro destro con loudspeaker destro. Ok, adesso questo è il muro frontale, quindi questo non ha la X è mantenuta uguale, e questo è muro frontale con loudspeaker sinistro. E questo è muro lo speaker destro. Stessa cosa, questo adesso è muro posteriore. Ok. Vabbè, diciamo che questi andrebbero verificati che sono giusti, ma un secondo momento, adesso per il momento. Allora, quindi qui stiamo poi facendo il calcolo delle distanze delle riflessioni. A questo punto, qui ci sono tutti i ritardi delle riflessioni, e questo penso che possiamo, dunque, LL RL, R, no, ecco qua per esempio c'è un errore. Questo è LL, LR, perché questo è quello con l'altoparlante destro. E poi RL, RL. Vedete che è facile fare questi errori. Infatti, questa cosa qua, poi l'altra cosa che dovremmo fare è fare un programma di Python che fa tutta questa roba qua, perché questa farla a mano è un delirio. Solo che, vabbè, appunto, intanto vi volevo far vedere cosa bisogna farla facendola a mano. Però è facile fare errori così. Back L, back R. Ok, qui abbiamo RL, LR. Questo è IDEF RL. No, LR. Poi ci abbiamo IDEF del no, aspetta, questo è questo è DLL DLL del LR, poi ci abbiamo questi vanno con questo, ok, poi ci abbiamo altri due che invece sono R e R,
vanno con R. Ok. Poi sempre aspettiamo che siano questi sono sbagliati. Sono altri due che sono I F. E poi abbiamo altri due ancora che sono quelli della H. Vanno col back. Ok, allora questi li possiamo commentare. Ok. Ed infine abbiamo le riflessioni che adesso sono da fare. Tutto bene fino a qui? Siete ancora vivi? Tutto a Sì. posto. Sì, dura questa parte qua. Amp LR che sta con LR. Questa adesso è la parte destra. E poi ci abbiamo frontale. Queste dovremmo esserci adesso. Tutte queste cose sono calcolate. Io sinceramente non ho nessuna idea come si può scrivere questo su Python. Beh, la verità è che questa cosa qua si possono fare una serie di oggetti e sostanzialmente questa roba qua è solo scrittura di simboli, nel senso che non, poi i calcoli li fa C-Sound. Però per tenere conto di tutte le sinistre, destre, eccetera, eccetera, senza fare errori, sicuramente lo fa meglio Python. Poi come si fa a scriverlo, magari lo vediamo. Per il momento facciamo questa cosa qua e adesso la questione è che dobbiamo fare appunto tutti i ritardi. Allora, prima di ok, qua abbiamo il suono diretto che è i del questi è i del che sono questi. La distanza destro. Adesso qui dobbiamo fare tutte le riflessioni. Quindi qua ci abbiamo perché noi qui siamo dentro il suono. Il problema è da dove lo facciamo entrare, insomma, non mi ricordo più come funziona.
suono mio si chiama out. Non c'è nessuno out. Ah sì, qui. Beh, delay right. Sì, questo è, si deve scrivere prima il delay read e poi il delay write. No, allora è tutto giusto. Quindi adesso qua facciamo uscire le riflessioni. Le riflessioni sono, allora, usiamo sempre la stessa cosa, Aleph LL, che viene da IDREF del LL. Qua ci sono tre L, vero? Aspettate, facciamo prima questo, no? Vediamo per un attimo qua. E questo ho fatto con IDLF, con il delay LF. Poi dobbiamo fare il contrario. RL con RL. Ok, e poi dobbiamo fare front and back. Vediamo lì perché sono back. Ok, queste sono tutte le riflessioni. Poi le ampiezze invece vanno a moltiplicare il segnale. Ok, quindi qui devo levare due caratteri. Okay. Adesso il problema è che bisogna dividere tutta la parte che va sull'altoparlante sinistro e tutte le cose che vanno sull'altoparlante destro. Quindi questa parte qui non va sull'altoparlante sinistro, qui ci va questa parte che è RF LL e che va moltiplicata con, aspettate, adesso qua riaprire il codice e tenere questa parte qua, quindi IREFAMP LL. Poi i ref adesso RL, RL con i ref RL, poi c'è i ref RF SL. E RF e AMPREF e finalmente questo PL, Una questi qui, domanda. no, questi vanno sommati tutti insieme. Ti prego. No, volevo chiedere questo, che perché usiamo virgola? No, no, non mi Non ricordo siamo. più perché avevo messo la virgola, perché me l'ho sbagliato probabilmente. Adesso questo sostanzialmente sulla destra va fatto lo stesso. Right, solo va fatto lo stesso con l'altoparlante
E dopodiché niente, si tira tutto fuori e si azzera zac. Allora, se abbiamo fatto tutto bene, dovremmo esserci. Ecco, qua c'è un errore da qualche parte, a dire L, use before defined. Alla linea 141. Questo non si chiama a dire L. Adesso ci stanno. Ah, perché non avevo notato questi. Bon, questo sembra aver tirato fuori qualcosa, adesso questo qualcosa è forse difficile da ascoltare, nel senso che è molto basso, però possiamo provare a vedere com'è. Mi sembra abbastanza. Allora, questi sono tanti impulsi, adesso bisogna vedere appunto come sono distribuiti nel tempo. Potremmo, non so perché li gira di fase, ma Una domanda, questo ci dà solo la prima riflessione, giusto? sì, queste sono solo le prime riflessioni e di solo quattro pareti. Aspetta che adesso faccio vedere. Sì, dimmi. Ne solo questo perché se vogliamo in realtà abbiamo 8 pareti, giusto? Se vogliamo. No, cioè ce ne abbiamo sei col soffitto. No, in una stanza rettangolare o quadrata ce ne abbiamo sei, o no? Cioè, abbiamo quattro pareti più soffitto e pavimento. Ho sbagliato. Stanza virtuale abbiamo invece di 4, deve essere 8 o 4 è giusto? No, quattro se non consideriamo il soffitto e pavimento, quattro è giusto. La questione è che queste sono solo le prime riflessioni. Possiamo, non so se sentirete come suonano. No. Non si sente. Vabbè, no, il problema è che il
è un suono molto basso, diciamo, come... però vedete che le quattro riflessioni, beh, questo è il problema, che stiamo usando un impulso che non è tanto, tanto buono come impulso, nel senso che è più un'onda quadra che altro, un impulso quadro. Aspetta, vedete che in effetti, diciamo, le riflessioni non sono proprio ritardate esattamente uguale, no? Ma queste più o meno sono... Forse questo appunto è un caso in cui bisogna mandare un po' più alto il carry rate. Proviamo a fare questo. Suono un granché bene, vi devo dire. Ecco qua, possiamo mettere poi dunque, siccome questo è, perché il problema è che col G-Buzz, se io faccio appunto una cosa che sta di frequenza 1 e ha 10.000 componenti, con cui io sto a 48.000, quindi io ci metterei tutte le componenti possibili, proviamo a mettere, cioè possiamo mettere SR mezzi, o facciamo leggermente di meno, cioè tipo SR meno 100, la metà, quindi sarà 47.000. 900, e quindi il numero di componenti è piuttosto alto, e servono per fare impulsi più corti, no? Vediamo se abbiamo un risultato un po' meglio, perché non riesco ad avere un toc proprio fatto bene. Qui c'è qualcosa, qualche sporcizia. Questo però è legato molto a come è fatto al base. Forse l'altra cosa che potremmo fare Posso chiedere una domanda? Io mando un link su chat. Secondo lei è possibile usare questo invece
di Paz, non lo so Ah. perché questo genera impulso o no code, ma Ah, possiamo ripete. provare, io questo non lo conoscevo. Aspetta, vediamo. No, non condivido la pagina perché abbiamo visto che non funziona la divisione, però vado a vederla. Impulse, generate a set of impulses, interval time in seconds or samples if kappa interval is negative. Ok, possiamo provare a usare questo, non lo conoscevo, fichissimo. E proviamo a rigenerarlo con questa cosa. Quindi Recording is on. allora, dunque, cosa devo fare? Devo condividere lo schermo, scusate. Questo. Sostituiamo dentro l'org, sostituiamo questo on impulse e impulse all'altezza 1 e ogni un secondo, diciamo, tanto dovrebbe bastare. Sembrerebbe averlo fatto. Sembrerebbe meglio. Effettivamente è meglio, lo vedete? Ok, sì, adesso non so se lo sentite perché è molto Sfortunatamente non possiamo sentire. eh? Ok, però comunque lo potete provare a casa questo. Siccome questo è un impulso, lo sentite molto come grattato, no? Però questo è quello che, cioè, adesso potrebbero essere sbagliati i calcoli, ma insomma, più o meno funziona. Allora, adesso quello che
Adesso quello che dobbiamo fare è l'ultima parte, cioè a partire, che cosa succede a partire dalle seconde riflessioni in poi. Allora, una maniera per cercare di mantenere diciamo la complessità al minimo è quella di aggiungere un riverbero in coda. Quindi diciamo di aggiungere un riverbero. Aspettate, scusate, aggiungere un riverbero dopo le prime riflessioni. Adesso questo possiamo fare, perché per carità potremmo aggiungere solo degli all pass, ok? In coda, oppure degli all pass filtrati, ma insomma direi che va bene anche di aggiungerci un riverbero. Allora, la questione è che qui bisognerebbe prendere il tempo massimo dei ritardi, qual è il tempo più grande di ritardo. Fatemi vedere se c'è per esempio un max, qualcosa che mi dà il massimo tra due o più numeri dentro l'opcode. Ma non la trovo, direi che adesso per il momento facciamo una cosa piuttosto rozza, poi vediamo che fare. Come facciamo ad aggiungere, ok, questa cosa qua noi potremmo prendere, diciamo, l'ultimo dei suoni e mandarlo dentro un'unità di riverbero. Allora, un'unità di riverbero possiamo usare, che ne so, Reverb 2, per esempio. E aggiungere tutto questo o end reverb, no, cioè c'è uno compono che si chiama end reverb noi possiamo aggiungere vabbè, possiamo fare questo è mono.
Sì, c'ha il Ok, quindi sostanzialmente dobbiamo fare due riverberi, uno per il canale sinistro, uno per il canale destro. Ci mettiamo dentro, boh, ci possiamo mettere dentro, diciamo, il diretto. Adesso vediamo come funziona. O forse il suono più ritardato che sarà, in questo caso qui, sarebbe il back, ma siccome poi sul back bisogna fare un altro lavoro, ma sì, possiamo usare il back. Poi cos'altro ci vuole? Il time di decadimento, ci mettiamo in tempo, ma sono 10 metri di distanza, quindi ci mettiamo in tempo. Così che più o meno diciamo che ci mettiamo 340 millisecondi. Poi ecco qua ci mettiamo un abbattimento delle frequenze alte che è che stiff, che cos'è? Che stiff control high frequency diffusion. Ok, ci mettiamo che stiff abbastanza basso. Questo è il decadimento delle frequenze alte. Quando è 1 è il massimo del decadimento delle frequenze alte, perché generalmente le frequenze alte viaggiano meno. E poi questo è il destro. Facciamo leggermente qualcosa di leggermente diverso qui. Sono scorrelati, e poi questi li sommiamo qua proviamo a vedere come va, come funziona, se funziona, se è installato. Mi sa che non funziona, cioè, mi sa che questo valore è un po' troppo alto per i miei gusti. Adesso vediamo cosa succede dal punto di vista. Sì, no, sto vedendo che questa cosa qua deve essere un po' più. Mettiamo un valore più lungo per il momento, giusto per vedere
cosa succede con la, se deve essere molto più alto, deve essere, perché questo è l'assorbimento delle frequenze acute, se non tengo se ce ne abbiamo troppo, proprio. Suona malissimo, ma suona. Adesso faccio ancora una correzione. Ricondivido la questione, non suona bene, adesso bisognerebbe capire se problema è legato, perché questo riverbero non mi sembra suonare tanto bene. Prendo uno di questi, vedete come è fatto. Allora, questi sono i ritardi iniziali. Ah, questi sono, questo è l'impulso. No, il problema è che è bruttissimo il riverbero, forse non bisogna mettere questo, ma piuttosto un all pass. E poi è tutto sommato un po' troppo staccato cioè, quindi queste sono, vedete, queste sono le prime riflessioni e questa è la coda di riverbero. La coda di riverbero è way troppo alta per e poi è veramente molto bruttina come coda. Cioè, qui ci sono le prime riflessioni che sono ordinate, poi dopo cominciano le seconde che fanno questo disordine. Ok, direi che vabbè, siamo andati abbastanza avanti adesso e mi pare che almeno la parte delle prime riflessioni funziona, adesso dobbiamo completare con una coda di riverbero decente, diciamo che sono tutte le riflessioni seguenti. Ok, direi che per oggi è tutto. Se non avete domande, ci vediamo la settimana prossima. Perfetto. Grazie Se abbiamo mille. un Prego, time prego. ti posso chiedere una Certo. domanda perché non ho capito bene un attimo. È condiviso?
Sì. Per farlo più semplice, mettiamo conto che abbiamo solo due pareti, quindi questo è il sorgente, questo è riflessione del muro fronte, quindi non abbiamo questi due muri. Per ora, e Ok. questo voglio capire come funziona il riverbero, se vogliamo scriverlo come abbiamo scritto il primo riflesso. Questo riflesso, questo è distanza con le cuffie, giusto? E poi suono viene da qua, e quindi riflesso sarebbe questo, giusto? Nel Dunque, senso no, che questa No, vai avanti. questo no, è sbagliato. Dobbiamo percepire questo qua. Riflesso di la Il seconda riflesso riflesso del di riflesso, sì. la seconda riflessione. E dunque lo dovremmo percepire esattamente, sì, Sì, lì. quindi la terza deve essere raddoppia di questo e un po' più lontana. Quindi. Il problema è che però, le riflessioni diventano sempre di più, perché adesso tu fai un muro solo, no? Sì. Un muro solo dà luogo a un diretto, cioè diciamo se usiamo un muro solo, diamo luogo a un diretto, una riflessione del primo ordine, però entrambi. Dopo rimbalzeranno sulle altre pareti, no? E quindi diventeranno 4, poi diventeranno 8 e così via, capisci? No, il problema è che tu No, non puoi fare su un solo muro, perché un due solo muri, questo e questo. ma se tu fai su due muri, tu hai la prima riflessione, cioè tu c'hai il suono diretto che riflette su un muro e sull'altro, quindi c'hai due riflessioni, ok? Queste due riflessioni a loro volta riflettono sul muro opposto, no? E sull'altro, quindi ne hai quattro alla fine, perché ciascuna riflette due volte, ok? Capisci, babà? Due volte. Sì, quindi avere quattro Diciamo che mura. tu c'hai il suono che si splitta in due, si divide in due, no? Dopo ciascuno di questi si risplitta in due, quindi c'hai quattro. Quattro e poi otto. E poi otto, ed è per questo Adesso. che. E tra l'altro le riflessioni sono sempre più mischiate, no? Perché i tempi di ritardo diventano quasi casuali, in realtà sono deterministici, cioè come avete visto si possono calcolare tutti, ma non sono, cioè dopo un po' diventano sostanzialmente casuali. Capito. Ok, Grazie. va bene. Allora, fermiamo la registrazione.